Francesco, nel senso di Papa Francesco, quello che abita in Vaticano vestito di bianco. Senti, qui a pochi chilometri da casa tua c'è questo piatto di carne strepitoso che ti aspetta. Vedi che puoi fare, prendi la tua blu, prendi il pullman, prendi la metro, prendi quello che ti pare, vieni qua, perché sta roba, signori, è veramente strepitosa. Ma senti che spettacolo, senti. Tu mi vado a studiare. Senti. Lo sento. Il ragazzo promette bene. Senti che calore? Lo sento? Sì. Vai. Sento, sì. Metti sta mano. Questo ragazzi, voi vedete, questo è da Lazio. Io sono da Roma, non è gli è parso vero, le fa mustionare la mano. Vedi? Ancora, io inizio questo video in estrema difficoltà perché non so se farvi vedere prima la mega bistecca che ho in mano o il posto strepitoso dove sto, cioè c'ho un conflitto pazzesco. Vabbè, facciamo così, inizio facendovi vedere dove sto. Guardate un po' là che ci sta. Sì, avete visto bene, quello è il Colosseo, ragazzi. Sono al ristorante a Roma, una stella Michelin. Ho portato allo chef Giuseppe Di Iorio questa, 1,5 kg di wagyu australiano, per intenderci. Questa è la carne che utilizza Salve, quello il turco che mette il sale così. Vado da Giuseppe, lo chef, e voglio proprio vedere che viene fuori. Ripeto, ho una carne unica al mondo e sto in un posto, in un ristorante unico al mondo. Andiamo. Ah, ci sei, già stai qua. Ah, metti, ciao, Giuseppe. Innanzitutto grazie, tiè, becca questa ragazzina. Guarda che regalo che mi hai fatto. Signori, Giuseppe Di Iorio, questo ha cucinato per, ditemene uno, di me. George Clooney? Sì. No. Ah no, George Clooney, no, perfetto. Morgan Freeman? Idea. Sì. Arnold Schwarzenegger? Poi? Angelina Jolie? Come Angelina Jolie? Spettacolo. Merita. Perfetto. Poi tanti altri, no? Vabbè, ora li scopriremo strada cucinando. Andiamo in cucina? Assolutamente sì. Venite. Questa è la tua cucina. Questo è il mio regno, non la mia cucina. Qui è dove nasce la stella. Quante ne hai prese in carriera? Com'è? Due. Noi abbiamo aperto a Roma nel 2010, abbiamo preso la stella nel 2014. E dal 2014 in poi ogni anno confermata. Mamma mia ragazzi, tanta roba. Questo è il settimo anno. Questo è uno spettacolo, un vero grande spettacolo. Madonna che meraviglia, ragazzi. Senti Giuseppe, questi pestioni qui al ristorante non li praticate, no? Cioè non entrano. È raro che entrino, ok? Cioè un altro approccio. Però sono proprio curioso di vedere, ragazzi. La marezzatura è quella giusta, il grasso è giusto. Io direi, mi stai sfidando. Perché mi stai sfidando? Perché questa sembra facile da cuocere, ma è difficile poi mantenere tutte le proprietà. Tutto. Questa è una bistecca dove non c'ha sangue. No, molto poco. Perché non c'ha sangue? Perché il grasso della bistecca, una volta sciolto, mantiene la tenerezza della carne. Perciò questo sarà difficilissimo. Ma che ti devo portare? Petto di pollo, scusa, io il migliore gli porto il meglio. Direi, questa qui lo sai che facciamo? Dimmi. La faccio in due consistenze. Vai. Ti faccio un carpaccio. Sì. Al whisky. Io ho portato a Giuseppe quella che generalmente viene definita una bistecca taglio alla fiorentina qui in Italia, una T-bone, però in realtà non è una T-bone perché gli americani fanno una distinzione tra T-bone e porterhouse. Questa è una porterhouse perché ha il filetto più grosso. Prima di iniziare volevo fare questa nota tecnica per chi ci guarda. Hai tagliato il filetto, quindi caro ho mio, tagliato il filetto e questo qui andiamo a fare il carpaccio. Vai. È un burro, un burro? Sì. Che spettacolo, ragazzi. È uno spettacolo, Giuseppe. Sì, quando affondi il coltello, no, nella carne, cioè questo ti fa capire perché vengono massaggiati con il sake, perché ascoltano musica. Questo è il risultato. Il risultato è questo. Questa è, secondo me, sono pure abbonata a Netflix. Io azzardo, sì. Secondo me c'è una pura abbonamento. Ci potrebbe stare, Sì.
capito, ragazzi? Cioè, lui ha visto la bistecca e ha detto: ok, io la divido in due, una parte ce la cuciniamo, mangiamo l'altra, vi faccio un carpaccetto affumicato. Ha preso lo stessa bistecca, due direzioni diverse. Dunque, padella, ci sto. Queste sono le chips classiche con le quali si affumica la... Certo, okay, sì. Al whisky, queste sono le whisky. Che facciamo noi? Andiamo ad accendere. Whisky di segale nei legnetti che sono già aromatizzati al whisky. Io mi mangerei il legno, mi mangerei. dici che poi non lo digerisco, dice. Tutto bello, hai scottato i legnetti, l'hai bevuto il whisky, poi ci hai messo la scoperta. Adesso qui tolgo l'ossigeno e sprigiona tutte le sue proprietà. No? E quindi facciamo invece... Adesso andiamo a fare il secondo procedimento. Andiamo a caramellizzare la bistecca di guaglio. Gli diamo una bella crosticina. Eh sì. Sei pronta a riprendere? Cioè, questa è musica per le mie orecchie. Sembra che parla, eh? Questa è musica per tutte le Adesso abbiamo, andiamo a toglierla e adesso per farla ancora di più rilassata, ok? Che andiamo, dove la andiamo a mettere? Nel mantenitore. Nel mantenitore? Sì, mantenitore a 100 gradi, ok? Quindi okay, abbiamo fatto la crosticina e adesso me la metti a 100 gradi. Si riabbassa di temperatura prima che poi la andiamo ad avvolgere. Il grasso si scioglie lentamente. Non ci vuole prende sapone. No fretta. Il fieno. Hai messo il fieno. Perché? Perché hai messo il fieno? Perché l'alimento no, per delle vacche. Delle vacche, sicuro, hai messo il fieno, hai messo le chips al whisky, ci hai messo il whisky. Come tu con le pinzette, queste pinzette ci rincorrono in queste cucine stellate. È pieno di pinzette per le sopracciglia. Gli metti un po' di olio nel nostro carpaccetto. Sale maldo. E allora adesso che abbiamo un pochino marinato solamente con olio e sale. Io ci ho messo solo un po' d'olio. Sì, olio e sale. Gli diamo una scottatina. Gli va dato atto a questo signore che il 448 ha acchittato una griglietta. Ok, proprio si è messo là, tazzà, ha trovato due zeppi di legno, un po' di fieno. Cioè, hai acceso la brace ad entrare alla tua cucina. Sì. Sarà mai successo? Mai, mai. No, questa è davvero, questa è davvero la prima volta. Dove arriviamo noi ragazzi, portiamo la brace. La prima volta. Questa è davvero la prima volta. Ma lo senti che sta il grasso che qui c'è? Lo sento. Lo senti o non lo senti? Lo sento. E non ti viene nessuno? E beverebbe da mangiare, la beverebbe. Amici di Braci Biancora, non è che le stelle Michelin così si comprano su eBay, eh? Ok? Ce ne deve stare professione. L'hai presa su eBay? No, assolutamente no. No, l'ho guadagnata, l'abbiamo guadagnata con tutti i miei ragazzi. Giuseppe, io ti voglio presentare Francesca, la mia amica di Versa Biancora. Francesca, scusa, bello, ok. Tu sei Federico, il sommelier? Sì, sono io. Tesoro mio, io ho capito che è simpatico, c'è il Colosseo. Ma c'è lui, c'è il Colosseo, ma perché devi dire? Sì, ma devo andare a mangiare la carne, dai, scusa, poi senti, continui a provarci dopo. Okay? Molto volentieri, a dopo. Nei ristoranti stellati trovate anche questo, il fieno, come vi diceva Giuseppe, il fieno stellato. No, il fieno da 20 euro a quanto? Sì, ma il fieno gourmet per i gourmet. A Francesca, vieni qua, va? Via, via, visto che sei arrivata tardi, che chiacchierai con quella Nusa. È pieno gourmet? Questo si sente, da 20. Signori, vi bracciami ancora, solo mangiano i conigli? Assolutamente. Ma questo assaggiamo, proprio? Assaggiamo il fieno gourmet. Il numero uno. Top, top, top. Ma com'è? Senti, io lascerei al coniglio. Ok, fa ammazzo di schifo. Ragazzi, è fieno fienoso proprio. Vabbè. È fienissimo. Tornava alla carne, scusa, vabbè, a sto punto. Lo vanno giù, dai. Beh, c'hai un fantastico chablis. Che è lo chablis? No, lo chablis. Dunque, ragazzi, il fieno gourmet lo vanno giù con lo chablis. Non va giù il fieno gourmet, rimane attaccato.
E che stai a fare, Giuseppe? E niente, diamo così, aromatizziamo la carne con una salsetta, no? Ricavata dal suo osso che abbiamo tolto precedentemente. Ora torniamo al bisteccone. Ok, allora lo prendo su. Lo prendi? Mi sembra in discreta forma. Guarda la morbidezza. Vedo così, la vedo. Si ascolta un pochino. Abbiamo fatto. Questa è una crosta di sale. Abbiamo fatto del sale fino, del sale grosso, aromatizzato ai nostri peli un pochino di erbe aromatiche. Sì. Un albume, una chiara di uovo. Adesso che facciamo? Prendiamo il pieno. Ok, andiamo a fare una piccola base sulla pasta di sale. Stai affernito praticamente. Affernito per la bistecca. Prendiamo la bistecca. Andiamo ad adagiare e mo' a ricopri col fieno. Mai vista una cosa del genere fino adesso, eh? Mai vista. Adesso con la rimanenza della pasta il cemento, ah no, il sale, pare cemento, pare calce spruzzo, l'ha fatta la calce. Ragazzi, i braccia ancora è come le prugne, stimolano, ok? E siamo stimolanti per questi chef stellati che già sono stimolanti dei loro, sono stimolati. Praticamente lo chef di Angelina Jolie, mi piace così, mi piace pensarti, piace. Mi piace pensarti chef di Angelina Jolie, sta facendo una creazione tutta per noi. Siamo dei maledettissimi privilegiati oggi. Tu guarda se mi tocca correggere pure gli chef stellati. No, oh, hai lasciato un buco. Mancava, no? Hai lasciato un buco, avevi lasciato. Tieni, vai, ok. Posso. Hai messo la sonda, Giuseppe? Sì. Messa la sonda. È soldato. 52 gradi, come vedi mi sta scendendo adesso la temperatura. Nel frattempo, caro mio, il fondo come va? Non senti che spettacolo, senti. Ma tu mi hai posizionato. Senti. Lo sento. Eh? Il ragazzo promette bene. È successo un incidente diplomatico. Francesca mi ha fatto fare un incidente diplomatico, nel senso che lei mi ha portato il vino rosso per oggi. Questo mi hai portato, Fra? Sì. Che vino è? Questo è un Taurasi di Fiorentino, Paternopoli, 2015. Ecco, però a un certo punto qui Federico, quel sommelier del ristorante, mi ha portato un vino bianco. Che mi hai portato? Il 12 aprile. Avete bene? Allora, no. Qui devo intervenire, Michele, però. Francesca, qui adesso tu mi devi sciogliere la matassa perché io sto in difficoltà, no? Allora, Michele, tu mi rompi le scatole, non credi nelle bolle con la carne, non credi nei bianchi con la carne, quindi per forza io devo seguirti con questi vini rossi che sono meravigliosi, ma diciamo una cucina così delicata, elaborata, anche questo, giusto? Giustissimo. Ci sta bene, ma va un pochino a coprire questo piatto, questa carne meravigliosa che ci sta preparando Giuseppe. Quindi finalmente ho incontrato qualcuno che mi sostiene. Eccoci. Grazie. Di nulla, che c'è voi. Nonché, insomma, alto livello, che conviene con me che i vini bianchi con la carne si sposano in maniera meravigliosa. Quindi da oggi, Michele. E mo tocca vedere se ci sta meglio il rosso o se sta meglio il bianco. Oh, vabbè, ragazzi, nel dubbio se beviamo tutto, ok? Pronta? Sì. Senti che calore? Sento? Sì. Vai. Sento, sì. Metti sta mano. Questo ragazzi, voi vedete, questo è da Lazio. Io sono da Roma, non è che è parso vero, ti fa mustionare la mano. Vedi? La vuoi toccare anche tu, Damiano? Tocca, vai. Tocca Damiano. È un burlone. Questo chef stellato è un burlone. E adesso andiamo a preparare il piatto. Adesso impiatti? Sì, ma ci fai andiamo. Sia il carpaccio che la bistecca dello stesso piatto? Sì. Giuseppe, io ho una curiosità. Qual è una persona per la quale vorresti cucinare? Il mio sogno, che è da sempre, no? È quello di cucinare per Papa Francesco. Per Papa? Sì, che tra l'altro mi dicono fonti interne al Vaticano sia un grande carnivoro, perché da argentino sono certo che apprezzerebbe. Allora Francesco, vedi che poi fa, insomma, Vaticano a Roma saranno 3 chilometri. Ma pure di meno, un attimo, una passeggiata di salute, vieni, te mangi questa bistecca e che vuoi fare? Cioè, che vuoi di più della vita? Il piatto è pronto. Il wagyu in due consistenze. Questo è il nome del piatto?
Ci lavoriamo. Senti, io vedo Masterchef, quello gli chiede sempre il nome del piatto, il nome del piatto, il nome del piatto, a forza di quei programmi mi sono immedesimato. Chiedo una cosa, amici di Bracemi Ancora, ma voi questa creazione di Giuseppe come la chiamereste? Magari c'è da titolo, magari ci scappa. Dopo tanto faticare, ragazzi, assaggiamo. Arancè, magna pure te. Andiamo col carpaccetto affumicato? Carpaccetto affumicato straconvincente. Assaggiamo la carne, quella che abbiamo cotto. Signori, qui un mortacci quanto è buono, c'è sta tutto, ma non lo posso urlare perché sono un ambiente elegante, però se non stessi qua, mortacci quanto è buono, lo urlerei a squarciagola. Bravo Giuseppe, andiamo a molli. Grazie. Amici della Stella Michelin, andatevi alla seconda, la terza, la quarta. Francesca, mentre tu parli del vino io mi mangio la carne, vai vai. Va bene, allora, questo è un Taurasi di Fiorentino, siamo a Paternopoli, azienda piccolissima che lavora con tanto amore, fa 10.000 bottiglie e 4 referenze. Perdonami, vado a intuito, 10.000 bottiglie sono poche? Sono pochissime. Imbriacona quale sei, avrai finite tutte te. Allora, il Taurasi è un vino molto molto invasivo, eh. Allora. Ammazzare anche in brindisi, Michele. Ma c'hai ragione, scusa. Io veramente. E poi devi assunusare un pochino. Annusa. Vabbè, ci sta, no? Direi che regge. No, ora tu mi devi dire se è meglio questo o un bianco. Francesca ama mettermi in difficoltà, ma in realtà mi sta aprendo strade, ragazzi, mai percorse, perché io da tradizionalista, diciamo un po' bacchettone, sono sempre rimasto ancorato a sta visione carne vino rosso, ma in realtà oggi è uscito fuori sto vino bianco che ci sta maledettamente bene. Tra l'altro, visto che vi siete trovati d'accordo te e Federico, Federico, grazie mille. Grazie a voi. Posso dire una cosa? Ho sempre avuto come desiderio quello di spettinare un sommelier di un ristorante stellato. Grazie mille. È un privilegio fatto da lei. Grazie. Oh, Fede, c'è un piatto per te. Grazie mille. Grazie Giuseppe, è stato emozionante, è un onore. Tanta roba. Giuseppe, grazie. Amici di Brace Ancora, un abbraccio, che la brace sia con voi. Ciao. Quando mi ricapita, ragazzi, di sbranarmi un osso di wagyu australiano direttamente dalla terrazza penso più invidiata del mondo, il Colosseo sta là, ragazzi, qui c'è tutta la mia romanità che esce. Volevo farvi questo omaggio, regalarvi un'immagine della mia città meravigliosa, città che amo da morire, però quando mi ricapita di sbranarmi un osso che ha le mani sulla terrazza di un ristorante stellato, signori, è un gran piacere. Mortacci quanto è buona. Ciao a tutti.